Sicuramente già dal momento del sorteggio abbiamo visto che era un girone incredibilmente duro e bello, come ho detto anche alle ragazze, perché è vero che giochiamo contro le campionesse olimpiche, contro gli ottavi agli europei che ci hanno già battuto nel doppio confronto per le qualificazioni mondiali, ma era questo quello che cercavamo dopo aver battuto la Bulgaria, di giocare contro squadre forti con cui misurarci e con cui provare a incominciare a fare qualche passo nel salotto buono della pallamano. Dobbiamo avere voglia e coraggio e soprattutto autostima che cresce con queste partite, perché dobbiamo giocare azione dopo azione, cercare di fare le cose migliori ogni volta che possiamo. Due partite dalle quali trarre quindi indicazioni importanti e soprattutto poi da utilizzare in vista delle partite di marzo contro la Lettonia, perché l'obiettivo minimo è il terzo posto in questo girone. Beh, l'obiettivo noi ce lo poniamo sempre in alto, cerchiamo chiaramente, siamo entrati come terza forza, come terza fascia, e vogliamo cercare di ribadire questo risultato che già ci evita le prequalificazioni in altre competizioni. E adesso affrontiamo queste due partite, ci portiamo dietro un carico di esperienza che sarà enorme, e dopo andiamo a guardare la Lettonia. Certamente abbiamo l'obiettivo chiaramente di battere la Lettonia, ma abbiamo l'obiettivo di giocare sempre per vincere. Poi chiaramente quando le squadre saranno superiori accetteremo il verdetto del campo, ma abbiamo voglia di dimostrare che anche noi possiamo fare qualcosa di buono. Giorni utili questi, non solo per la senior, anche in chiave under 20, perché c'è un gruppo allargato, 22 ragazze, avete utilizzato naturalmente la casa della pallamano e questi giorni appunto di raduno per preparare le qualificazioni mondiali. È stata una cosa voluta, questa squadra si è guadagnata la qualificazione mondiale ed era giusto dargli qualche giorno di esperienza in più. Abbiamo superato il fatto che la nostra federazione ha lasciato una settimana di buco prima della National Team Week, e quindi è giusto che queste ragazze che si sono meritate abbiano la possibilità di confrontarsi con le senior, di allenarsi, pensiamo, ad un alto livello, perché noi crediamo che allenarsi con le giocatrici forti sia il migliore modo per crescere. Sì, sicuramente sono due partite difficilissime, prima tra tutte quella contro le campionesse olimpiche della Francia. Ovviamente è un gruppo ringiovanito, molto giovane il nostro. Sarà un onore giocare contro una squadra di questo calibro e ne trarremo gli insegnamenti migliori, soprattutto per queste ragazze giovani, in vista delle loro qualificazioni che ci saranno a novembre. E poi c'è la partita contro la Slovenia, una squadra che conosciamo perché l'abbiamo affrontata molto recentemente nelle qualificazioni mondiali. Anche quella è una partita molto difficile, però si gioca in casa e in casa nostra, insomma, lasciare campo libero all'avversario non è mai una cosa che l'Italia vuole fare, ecco. Sì, sicuramente non partiamo sconfitte, anzi ci abbiamo già giocato recentemente e sappiamo dove possiamo essere forti contro una squadra come la Slovenia, e sicuramente venderemo cara la pelle e ce la metteremo tutta domenica 15. Occhi poi e mente alla Lettonia, perché comunque è un girone di qualificazione che ci vede partire dalla terza urna all'interno del sorteggio, e quindi la possibilità di chiudere poi al terzo posto rappresenta comunque qualcosa di importante sia per il ranking, ma non è detto poi, perché comunque le quattro migliori terze vanno all'europeo, chissà. Sì, chissà, mai dire mai. Ovviamente adesso in queste partite vogliamo sempre crescere di più, il nostro gruppo è giovane e ogni raduno è oro per noi, per trovarci insieme appunto per migliorare, e niente, vediamo poi in futuro contro la Lettonia, sarà importante per noi arrivare terze ovviamente per un gradino in più e una crescita in più di questo gruppo.